Siamo allo stand di Absolute qui al Boot di Düsseldorf con Patrizia Gobbi che ci parla un pochino delle novità del cantiere. Già al Salone di Cannes a settembre abbiamo presentato ben 5 modelli nuovi e qui abbiamo fatto l'anteprima del nostro nuovo Absolute 72 Fly. Quindi la nostra nuova ammiraglia. Questa imbarcazione è stata ideata dal cuore creativo di Absolute. E ci hai accennato questo nuovo 72, quali sono alcune caratteristiche salienti del nuovo modello? Allora, un'imbarcazione di 21 metri e 40, equipaggiata con due IPS 1200, quindi assolutamente una nuovissima tecnologia a bordo, così come lo saranno tutti gli altri equipaggiamenti. Abbiamo deciso di dotare questa imbarcazione di 4 cabine, quindi quella dell'armatore a tutto vaglio, il quale disporrà anche di un divanetto e di un piccolo tavolino, poi due camerette gemelle con due lettini singoli e la cabina VIP a prua. Il tutto avranno a disposizione 3 toilette. Abbiamo inoltre la cabina dell'equipaggio con due letti singoli e poi quello che è tutto il salone, assolutamente su un unico livello, sempre perché in Absolute la sicurezza è uno dei punti più importanti. E qui troviamo la cucina, un open space adatto per condividere veramente ogni momento della giornata. Infatti a prua di questa abbiamo anche realizzato un piccolo divanetto. Al lato della cucina un bel tavolo dove cenare la sera con le dolci luci del tramonto al mare e poi il salone, quindi con due divani, uno di fronte all'altro. E poi il flybridge dove c'è il classico prendi sole e un divano molto grande con tavolo, al lato del quale c'è un bel mobile dove ci sarà anche un barbecue. Ma nelle giornate calde d'estate abbiamo anche trovato un alloggiamento per una bella doccia, quindi rinfrescante. Patrizia Gobbi ci ha descritto questo nuovo 72, il cantiere Absolute comunque qui a Düsseldorf presenta una novità o comunque un modello parzialmente inedito, è sviluppato sulla base del 53, declinato già nella versione con flybridge e nella versione sport yacht, ma qui viene presentato con un layout innovativo. La cucina è stata spostata dal ponte sottocoperta a quello principale in modo da creare un ambiente unico conviviale per la zona giorno ed è stata ridisegnata e ripensata completamente la zona notte. Invece di avere la cabina armatoriale a prua e le due cabine a centro barca, è stata portata la cabina armatoriale a centro barca, che quindi guadagna tutto il vaglio della barca, e ci sono comunque altre due cabine doppie.